Con l'assessore Rogero da una sua idea, questa stagione teatrale al Museo Navale. Sì, innanzitutto ringrazio Eugenio Ripepi e Matteo Monforte, che sono i direttori artistici, che mi hanno proposto questa pazza idea di fare una stagione teatrale senza un vero e proprio teatro da novembre ad aprile. Abbiamo valutato diverse opportunità e a un certo punto ho pensato che fosse giusto dare visibilità e ancora maggiore vita a quello che è uno dei nostri fiori all'occhiello della città, quindi al Museo Navale. Per cui la stagione teatrale sarà da metà novembre ai primi di aprile all'auditorium del Museo Navale, dando la riprova che questa città può essere viva e può avere una stagione culturale di tutto rispetto. Ci crediamo molto e speriamo che venga apprezzata dai cittadini imperiesi, ma non solo, e siamo certi che sia un piccolo passo verso quella che sarà una stagione teatrale più ricca e più generosa in termini di spazi scenici quando ci potremo vantare di avere di nuovo il Teatro Cavour. Ma per ora siamo molto contenti di poter essere al Museo Navale. Eugenio Ripepi per la presentazione di questa stagione teatrale, tanti grandi nomi qui a Imperia, al Museo Navale. Sì, Beppe Braida, Maurizio Lastrico, Marta Gianluca, Nando Timoteo, Severo Raimondo, poi la prosa, Mauro Pirovano, Pino Petruzzelli, Giampiero Aloisio, Alberto Giusta, Enrico Bonavera, la musica, Zibba, Patricia Vone, la sorella di Roberto Rodriguez, tanta tanta carne al fuoco, un febbraio ragazzi denso di spettacoli, con molti protagonisti della prosa, del cabaret, della comicità, molti personaggi famosi in ambito televisivo nazionale e internazionale. Sono veramente davvero felice di poter essere in questa splendida location, l'auditorium del Museo Navale, dove gli artisti si troveranno sicuramente molto bene. Aspettiamo tutti insieme il Teatro Cavour, perché con piacere potremo presentare questa stessa rassegna anche in posti più vasti. Sono sicuro che avremo più richiesta, come è usuale, dei posti che possiamo offrire. I posti sono limitati, abbiamo due repliche per ogni spettacolo, uno sabato alle 21, la replica la domenica alle 16 pomeridiana. Il numero per prenotare 339-5753743 e i posti sono limitati, ripeto, quindi i biglietti potranno essere presi al botteghino del Teatro Cavour dalle 15 alle 17, dal lunedì al giovedì, oppure in loco. Quindi sono molto soddisfatto, io ringrazio tutti i miei partner, gli sponsor e il comune, la persona dell'assessore Marcella Rogero, che ha creduto nell'iniziativa e ha avuto questa splendida idea del teatro del mare. Ecco, una bella collaborazione anche con l'Istituto Embury. Esattamente, questi ragazzi coadiuvati dalle docenti, la responsabile Angela Del Forso e Gisela Rosso, saranno a seguire ogni fase, quindi dalla promozione, la distribuzione del materiale pubblicitario, l'accoglienza delle persone proprio lì al Museo Navale, il botteghino del Teatro Cavour, quindi veramente una maniera anche per questi ragazzi, di cui sono indebitamente tutore, diciamo così, di entrare a contatto e di sperimentare cosa vuol dire lavorare sul territorio, lavorare opportunamente in sinergia e in gruppo per il conseguimento di un obiettivo. Matteo Monforte è Imperia impressionato da questa location del Museo del Mare, un nuovo teatro, si può dire così. Assolutamente, il posto è bellissimo e sono contento che si riesca a far vivere perché merita veramente. L'auditorium all'interno, l'auditorium teatro all'interno del Museo del Mare è bellissimo, nuovo, rifatto ed è perfetto per questo genere di rassegna che facciamo. In conferenza hai definito quella di Imperia una nicchia culturale importante. Questo porterà all'arrivo di tanti attori, cantanti famosi. Assolutamente, come dicevo prima, diciamo che gli artisti per i quali mi sento di parlare hanno subito accolto con grande entusiasmo il fatto di poter venire a far parte di una rassegna teatrale a Imperia, che appunto, come sappiamo, per varie vicissitudini non ha un teatro ancora, però lo avrà presto e nel frattempo c'è questo che insomma è un ottimo traghetto, diciamo.